Buongiorno Erimo, oggi sto per andare al castello di Tracai, ci sono meno 1 barra meno 2 gradi e il castello è circondato da un lago, quindi se ci va di culo è nelle stesse condizioni del laghettino qua. Anche se ha fatto un po' di caldo, non so cosa sia successo con quei buchi lì, ma ok. Quindi, boh, si vedrà. Ok. È la prima volta che esco e non ho paura di cadere per colpa del ghiaccio. Un miracolo. La mia macchinina c'è ancora. Bene. Allora, dov'è che stiamo andando? A Tracai, al castello, e mancano 29 minuti e 29 km, quindi un chilometro al minuto, un minuto al chilometro. Andiamo tipo in superstrada o quel che è. Signori di TikTok, non è pericoloso! Ho le mani sul volante, Cristo! Mamma mia, che ansia! Sto andando a 60 all'ora, c'è cioè il 70! Comunque, stiamo andando a Tracai, mancano 15 km, dice il cartello, mentre Google dice 16, perché effettivamente è il castello di Tracai che stiamo andando. Oh, quella dovrebbe essere la bandiera di Vilnius, che è tipo un tizio a cavallo con la bandiera della Finlandia, no, della Svezia, che cazzo era? No, Sembrava la bandiera della Svezia. Cazzo, era una croce gialla su sfondo blu. Il signore sardo ha controllato su Google e a quanto pare lo stendardo della Lituania e non è una sola croce, sono due croci, quindi è doppia Svezia. Siamo appena bandiera entrati in europea. Tracai, bandiera europea, sì, cazzi e mazzi, Velox. E adesso siamo a 5 minuti, quindi 3 km dal castello. E la zona sembra abbastanza rurale, diciamo, cioè poche case, tutte basse, piccoline, singole. Un altro Cimitero. cimitero! Somiglia un sacco a quell'altro, Tutti uguali. però non è su una collina. Ci sono più fiori. È vero, ma probabilmente questo qua è ancora in uso. Cioè, è l'altro che le ultime tombe ce le ha negli anni Tra 90. 400 metri. Ah. Il signore sardo dicevo, ha fatto caldo, si è scongelato il collo. Io ho detto, no, ma Poi per forza. vedrai che è ancora congelato. E infatti è un blocco di ghiaccio, let's go. C'è un cartello di parcheggio che ti spiega che devi mettere la macchina in mezzo sul marciapiede per parcheggiare. Ottimo. Ora, c'è discretamente vento. Ci sono circa meno 1, meno 2 gradi e fa più freddo oggi. Perché c'è un'umidità terrificante e c'è ventoso che quando ero in giro a meno 16 ho effettivamente freddo e ho messo sul giubbino. C'è gente, non so se si vede, ma c'è un tizio che sta pescando in mezzo al lago, quindi immagino regga il ghiaccio, ma non ci andrò. Ah, anche là in fondo. È pieno. Quindi io sicuramente non ci vado, però almeno sono tranquillo col drone che non vado a fondo. Al parcheggio, perché qui è tutta zona laghi, laghettini, cioè almeno credo sia magari tipo un unico lago diviso in varie zone. Ed è ghiacciato effettivamente. C'è anche scritto Tracai 2022 per qualche motivo. Ah, c'è il ponte, si può andare, ok. Però da qua io adesso faccio il giretto col drone e poi magari andiamo a visitare dentro. Arriviamo camminando. Ok, siamo. Ma porco Dio, la sveglia è proprio adesso. Ok. Drone acceso, tutto settato, ci sono ben 15 saltelliti, quindi bene. È un po' ventoso, ma ho visto di peggio. Quindi decolliamo. Ok, sembra stabile. Perfetto. Iniziamo a filmare e volevo provare il waypoint. Vediamo. Waypoint dovrei aver salvato Castello Tracai. Carica. Dall'altra parte non però. Perché questo Castello Tracai? In che senso? Ma ce ne sono, c'è più di un castello? Forse non è questo il castello. What? Ah, ci sono due castelli, ce ne sono due, ce n'è uno. What? Ok, allora, questo lo faccio in manuale. Poi c'è il castello più grande, questo è quello Il piccolino. castello di merda quindi È il questo. castello di merda questo, sì, infatti. Ma che cazzo? Ok, va bene. Ok, buono a sapersi. Andiamo a fare un giretto col drone qua al castello di merda.
Oh, figo. Muy figo. Ma com'è bello ghiacciato? Cosa? Cosa? Controllo l'elettrometro davanti al castello perché ci si aggiorna lentamente. No, è in temporale, che è panoramico, cioè. Allora, ma che bello. Avviso strong wind, fly with caution. Ottimo. Modalità deve essere di volo deve essere impostata su P, quindi farò in manuale questo giretto attorno al castello. Allora, adesso che non ho più gli avvisi attivi che rompono il cazzo ogni 2 secondi, va molto meglio. Ok. 55 metri al Bene, bene. Boh. Adesso potrei fare il retorno home, in teoria. Vediamo un po' come funziona il ritorno. Adesso in teoria sale di quota fino a 120 metri va Vilnius. e poi va a Vilnius, esatto. Ah, dovrebbe tornare in questo posto, esatto. Quindi vediamo. Sta tornando e dovrebbe atterrare lì in teoria. Vediamo dov'è. Tu lo vedi? Io non lo vedo. Minchia. Lo vedi? Dovrebbe Non più. L'ho visto salire, ma poi non l'ho più visto. essere dritto davanti a noi, in teoria. Tipo là. Vabbè che è su a 120 metri, però. Dove Vabbè, le nuvole non ci sono, quindi sono sotto le cazzo è? nuvole. Io l'ho visto salire, però. Sì, grazie, va. Lo sento però. Lo sento ma non lo vedo. Dov'è? Sì, eccolo. Eccolo là. Ok. Ok, adesso dovrebbe atterrare in teoria nello stesso identico punto dove è partito. Anche perché ci sono 24 satelliti, quindi dovrebbe essere bello preciso. Anche se c'è il vento, effettivamente. Ci siamo noi qua, se non vuoi essere inquadrato dal drone. Ma perché c'è sulla mascherina? Allora, sicuramente l'atterraggio. Credo atterri qui, eh. Dovrebbe atterrare, mi sa lì. Ma. Ecco, guarda dove è il drone. Guarda, atterra lì, tipo. Qui. Quindi è spostato di 1,5 metri, tipo. Sicuramente l'atterraggio manuale è più veloce. Però questo è quello di sicurezza nel caso non prenda più il segnale, almeno fa per i cazzi suoi. E infatti, eccolo qua, ciao. Ah, ok, non atterra, rimane in hovering, figo. Allora, aspetta, mi faccio una fotina allora, già che ci sono. Aspetta, che spostisciti. Fatti una fotina qui. Sì, no, infatti, voglio fare quello. Allora. Dai, stoppiamo il video. Ok, siamo qua di fronte al castellino e c'è tipo zona souvenir. Ok, questi sono un po' strani. Sono angioletti. I maialini. I maialini. Fatti bella, 6 euro, porco Dio. Oddio, cos'è? Kermit la rana versione inquietante. E magari qualche cagatina qua la posso anche prendere. Magari tipo quei cosi lì. C'è il gufetto. C'è Celentano in radio.
Cioè Celentano in radio, per qualche motivo. E ci sono queste statue interessanti. Penso che vogliano mangiarmi l'anima, soprattutto le galline. La rana è particolarmente incazzata, però 35 euro mi sembra un po' eccessivo. Questo è Dumbo. Qua ci sono delle campanelle. Delle covo. Questi qua. Dei calzini. Questo ce l'ho quasi uguale a casa. Comunque non capisco perché ci sia Celentano, ma va bene. E, boh, adesso vedo di comprare qualcosa e metto anche un po' la telecamera. Perché c'è un... come cazzo si chiama questo? Il Karambit, se non sbaglio. Ok. Ok, stiamo andando al castellino. Non ho ancora capito cosa cazzo è sta P-Mode, però va bene. E, niente, c'è sto ponticello e andiamo. Ok, altro ponticello e siamo quasi al castelletto piccolino. Abbiamo incontrato anche due italiani prima. Dov'è che era la tizia? Non mi ricordo. Uno e l'altro calabrese, forse. No. Ah, vedi? Ah, stanno pattinando. Quindi, lì regge. Là ho i miei dubbi, però lì regge. No, basta guardare qui, Qua è fragile. Sì, qua è fragile. Però magari l'è in mezzo. Okay, siamo arrivati. Gente che patina. Ma quello non sta pattinando, quello sta sciando. Agli sci e le racchette. Comunque, beh, niente, è un castello di mattoni e pietra. Sembra discretamente recente, a mio parere. Non mi sembra per niente vecchio. Mi sa che è a meno di 100 anni sta cosa. Forse l'hanno fatto come copia dell'altro. Può essere. Non so, magari è solo una roba turistica a sto punto. O una volta era diverso e poi è tipo crollato e l'hanno rifatto. Boh. L'altro è quello verde ed è quello del 29. Arbolaica, Soprinauer. Vietato cazzi. Questa è la mappa, ci sono anche i bagni addirittura, bene. E niente. Sì, è decisamente recente. Magari non 100 anni, ma comunque molto recente. Quella parte là è più vecchia. Quella sì, quella ha dei mattoni effettivamente più vecchi. Questi qua, secondo me sono state rifatte queste qua. A me ricorda un sacco il castello più vecchio d'Europa, del centro Europa, che ho visto in Slovacchia. Ah. Uguale, stessa struttura. Che è sta roba? Ah. Allora, siamo usciti da quella roba lì che a quanto pare è tipo una prigione era. Questi tizi qua stanno per morire. Cioè no, cioè seriamente. Sono veramente vicini alla parte sottile. Io sinceramente con dei bambini non andrei mai dove il ghiaccio è così sottile, anche se sono leggeri, proprio per sicurezza. Poi non lo so, nel dubbio magari sa nuotare, non ne ho idea. Io so solo che sta roba è un po' inquietante. Io non farei un centimetro più avanti di così, signori. Andate indietro. Bravi, bravi. Figa, beh, è piccolino, tra l'altro, il bambino quello dietro. Tutto legato. Cioè, beh, cazzo, qua. Qua è quasi del tutto sciolto, quindi boh. Siamo qua sull'isoletta in mezzo. Tra la prigione o quel che è e la terraferma, e speravo che qua sopra ci fosse qualcosa di interessante, ma mi sa che c'è tipo quella specie di totem e basta, cioè, e quella roba lì che boh, magari qualcosa dell'elettricità, non ne ho idea. Ok, forse sono riuscito a fare quello che volevo fare prima. Ok, vediamo, avvia. Oh, ok, sta salendo, sta filmando. Sì, sta filmando. Sta arrivando nella posizione giusta. Adesso dovrebbe fermarsi, credo. No,
sta facendo? Ah, ok, sta arrivando adesso nella zona. Ok. What? Non sto capendo. Sono dall'altra parte? Poi ruota. Ah, può essere. Può essere che vada dall'altra parte e poi faccia il giro. Non ho idea, sinceramente. Perché il filmato ma verso l'esterno, non verso l'interno. Oddio, può essere. Non lo so, a sto punto, boh. No, però in teoria il punto di focus gliel'ho messo lì. Quindi dovrebbe. Ok, si è fermato. Ok. Oh! Ok, adesso fa il punto di focus. E adesso. Ma che figanza! Vedi che sta tenendo il centro dove gliel'ho puntato? E sta ruotando. E posso comunque regolare il tilt della telecamera. No, vabbè, ma è fighissima sta cosa. Cioè, vabbè, alla fine potevo farlo anche in manuale, però se tipo fai un percorso più complicato come quello che andiamo a fare dopo, è molto più comoda la cosa. E soprattutto è più fluida come giro di telecamera e tutto il resto. Non so quanto tempo ci impiegherà a fare il giro, non so neanche se fa il giro completo. Comunque se vedi, c'è tipo il muso che rimane sempre girato verso il punto che gli ho messo e te lo tiene sempre in centro, fighissimo. Ci mettono 5 minuti. Vabbè, comunque era giusto per vedere se funzionava, quindi adesso posso anche stoppare e far tornare indietro. Ritorno alla base. Anzi, stoppiamo e ritorno alla base. E torniamo in manuale, che facciamo prima. Eccoci qua, questa è l'isoletta dove siamo ora. Quella in mezzo praticamente. E noi siamo qua. Ah, tra l'altro, te l'ho fatto vedere lo zoom? Se fai così. Zoom! Eccoci qua. Wow. Yay! E adesso andiamo a atterrare. Comunque, calcolo che c'è un bel vento in quota, eh. È molto più alto di qua. Sarà almeno 15-20 all'ora, penso che ci sia. Molto meglio il atterraggio automatico. C'è un po' monco. No, ho capito, l'atterraggio automatico ci piega un quarto d'ora a atterrare. Allora, aspetta, C'è un così. E adesso tra l'altro, aspetta che stoppo la registrazione e atterriamo. E devo ancora prenderci la mano, calcola che adesso è girato verso di noi, quindi vuoi una fotina? Facciamo una fotina assieme? Aspetta. Oh, adesso funziona tutto. Probabilmente non si era collegato bene al cellulare prima, per quello che mi dava quel problema. E atterranza. E siamo tornati alla macchina. C'è ancora gente che patina e c'è ancora il tizio di prima che pesca seduto sulla sua seggiolina in mezzo al lago. Non si è mosso di un millimetro e non so come faccia a non essere morto. Io in compenso mi sono abituato alla temperatura, però ho i geloni, come notate, dalle mani rosse. E adesso andiamo a mangiare in un ristorante, credo francese, perché è l'unico che ho trovato con qualcosa senza glutine. Siamo qua al ristorante Le Viviere. Questa è la mappa della zona. Prima noi eravamo, immagino, qua. Questa è l'isolettina e adesso siamo tipo qua. Più o meno, o qua. E poi dov'è l'altro castello? L'altro castello dovrebbe essere giù. Qua da qualche parte, non lo so. Qua. Può essere, non ne ho idea. Stiamo per entrare alle Viviere, che boh, non so, penso sia francese a sto punto. Boh, non ne ho idea. Il posto sembra carino. Un po' deserto perché è prestino, però ci sono anche dei divani. Cioè, divani dentro un ristorante non è male. Anche la stufetta. E adesso sta andando a chiedere se effettivamente c'è roba senza glutine. Io gliel'ho chiesta prima di venire qua, quindi boh. Allora, ci siamo seduti qua. Stavo guardando il menù. Mi ispira un sacco l'arrosto di tacchino col prosciutto di serrano, mascarpone, mele caramellate, cranberry, non mi ricordo mai che cazzo è, la salsa di cranberry e le patate. Però io non ho mai assaggiato il petto d'anatra. Costa di più, però... Ah, però ci sono le pere mi fanno cagare. Mi sa che andrò per il tacchino. Questa è la telecamerina. Comunque,
sono sia in live sia... Mi è appena arrivata la zuppa, aspetto che arrivi la sua perché... Non l'ho callata. Hanno sbagliato la zuppa, al posto che portargli quella... Quella di cazzi, gli hanno portato altra. Esatto. A me, invece, la mia è zucca e funghi, com'è che si chiamano, i gallinaccio, con sesamo, credo quello che sia prezzemolo, e un po' di crema. È tiepidina. E adesso lo aspettiamo. Ok? La vostra... Intanto sono ancora in live, però intanto... Mi mangio la zuppa, è perché mi sono rotto i coglioni ad aspettare, perché non è ancora arrivata la sua e quindi mangio. Quindi... Sai che ci sono le chipols? Ci sono le chipols. Saporita. Saporita. La crema è molto cremosa. Adesso che l'ho mischiata assieme, sai che non è male? Mi è promosso. È buona. Interessante. Si sentono i funghi, si sente la zucca, si sente le chipols. Penso ci sia dentro anche un po' d'aglio. E anche la crema è buona. Grazie delle rose, non so cosa siano, però grazie. Buona, cazzo. Not bad. Ok, è arrivato anche il cibo al sardo, vi faccio vedere. Questa è tipo la zuppa di pesce, anche se sembrano più cozze che pesce, ma boh. E lui ha anche i crostini di pane. E sono arrivati i piatti forti, diciamo. Questo è tacchino con il prosciutto e quello che dicevo, le mele caramellate, la cranberry sauce, e questo dovrebbe essere patate, e questo coso qua non so cosa sia. Io gli ho chiesto tipo 50 volte se non c'è farina e niente, ma ha detto di no. Spero vivamente che sia così. Finché paghi non c'è niente. Io giuro, guarda, gli vado a vomitare dentro nel bagno. Mentre lui ha preso quella cosa qua che non so cosa sia, sono degli spiedini. Cosa sono? Sì, salmone, vegetali grigliati. Ah, spiedini di salmone e coso sul letto di riso. Ok, interessante. Allora, proviamo sta cosa. Questo, sinceramente, il timo io non lo mangio. Te lo mangi, io no. Vediamo sto taccaino. Ma è ripieno di cosa sto tacchino? Non ho capito. Sembra formaggio oltre che il prosciutto. Oddio. Ha un odore strano. Molto strano. Questo non mi piace. È molto strano. Non so come descriverlo. È un gusto strano. Funghi della signora. Il tacchino non sa di niente. Nel senso, è coperto dal gusto del tutto il resto. Non sono sicuro di cosa ci sia dentro, ma secondo me c'è qualcosa con quei funghi strani che ci sono qua in Lituania, che sono strani, non lo so. Boh. Allora, non so se mi piace o no, perché è dolce. Dolce e strano. Ho assaggiato le mele San di Mela. E vorrei assaggiare sta roba. Penso proprio di sì. Mando giù un tacchino e poi vediamo. Non ho idea di cosa sia. A me sembra pane. Proviamo le patate, dai.
Le patate. Sembra la classica crocchetta di patate. Spero vivamente che questo non sia panatura. Le ho chiesto: sei sicura che questo qua non sia pane o farina o quel cazzo? Sì, sì, sicura. E questo? Ah, ma quello è decorazione. Ma era dentro nella patata, era incastrata nella patata, ma porco Dio, ma sei stronza. Infatti quella è farina. Per fortuna l'ho sputata. Lui ride tanto e io muoio. Allora, questa è la cranberry sauce. E questi sono pezzettini di quella roba lì dentro nella cranberry sauce. Io vado in bagno a vomitare. No, vado in bagno a vomitare. Per ovvie motivazioni non ho potuto filmare. Però diciamo che è come se non avessi mangiato nulla. Siamo appena usciti dal ristorante, non mi hanno fatto pagare il secondo, diciamo, perché alla fine l'ho vomitato tutto, porca troia. Cioè, però la zuppa era buona e comunque anche il resto era buono, particolare ma buono. Quindi diciamo, adesso gliel'ho detto, se qualcuno vi chiede roba senza glutine, non metteteci il glutine come guarnizione, perché muoio, ok? Quindi diciamo, la prossima volta, se venite qua al Le Vivier, dovrebbero essere in grado di capire cosa è o cosa non è senza glutine. E bene o male sono stati gentili, quindi dai, promosso. A te la roba è piaciuta? Sì, dai, average. Average, va bene. E bon, adesso cerchiamo l'altro castello. Dicevo, ho appena controllato e effettivamente era quello il castello. Quella roba minuscola è il castello. Mentre la roba col drone che c'era segnata è, a quanto pare, gira attorno a un'isolettina del cazzo con niente di nulla. Vabbè, ci andiamo lo stesso, ormai siamo qua, vaffanculo. Allora, il sardo ha appena controllato su internet, il castello è del 1377 e io dicevo che aveva meno di 100 anni, secondo me. Poi ha controllato, è stato ricostruito nel 46, quindi c'avevo ragione. Infatti c'era una parte che mi sembrava più vecchia, ma quella che abbiamo visto lì all'inizio era palesemente meno di 100 anni vecchia. E infatti, adesso cerchiamo di arrivare a quell'altro posto. A parte castello che brutto, però. È proprio brutto, sì. È uno dei peggiori castelli che abbia mai visto. E comunque, sai che in realtà potrei andarci direttamente col drone da qua, visto che già abbiamo pagato il parcheggio. Che cazzo andiamo a fare, Cino? Siamo qua nel parcheggio perché non ci abbiamo sbatti. Quindi, decollo. Ho iniziato anche a ricordare. C'è un po' di vento, forse un pochino più vento di prima. Oh, la vista non è male però, dai. È carino. Ti dirò, sta zona qua è più bellina dell'altra. Adesso andiamo in modalità waypoint e andiamo al castello di sto cazzo. E dovrebbe andarci in automatico. Tempo stimato missione 30 minuti, 6... Aia! Ok, no, mi sa che siamo un po' troppo lontani. Sì, perché questo vento mi ciccia più batteria. Però posso andarci in manuale. Deve essere già il 98. Sì, sì, no, ci vado in manuale. Vado in modalità sport. Andiamo in modalità sport. Modalità sport va più veloce, però c'è un vento della Madonna. Mi sa che è meglio salire in quota un po'. Magari c'è un po' meno vento. È così che il vento è aumentato. Allora. Ok, sono 88 metri di quota. Hello.
Dove minchia è quel posto lì? Dovrebbe esserci un'isoletta da qualche parte. Però è figata, dai, cioè. Figo è figo, tutto quanto ghiacciato. Il sardo mi sa che è andato a ripararsi al vento. Comunque seriamente, cioè, c'è un vento della Madonna. Riesco ad arrivare massimo a 30 all'ora. Dovrebbe andare tipo quasi a 50 all'ora in modalità sport. Troppo vento. Figa, c'è un vento della Madonna. Ed è già al 70%. Cioè al no. 78%. Sì, ma ce la faccio a arrivarla. I satelliti ce ne sono 23, quindi non dovrei avere problemi. Però prende poco l'RC. Cos'è l'RC? È il telecomando. Prende pochino. Sta andando un po'. Ah, ah. Infatti, ha perso segnale. Sì. E ci sono in mezzo le case, non so. Ah, in teoria adesso dovrebbe tornare per i cazzi suoi. Spero. Che grazia almeno. Dovrebbe recuperare il segnale. A breve. Che abbiamo? 106 metri altitudine. 72% batteria. Please. Ok, tornato. Ok. Ok. Il ritorno automatico sta funzionando. Beh, già la missione. La porca troia, ma che vento c'è? Terrore. Beh, diciamo che la visuale è bella, quello sì. Sì. Vabbè, adesso volendo posso tornare anche in modalità normale. Vado a fare un giretto, già che ci siamo, finché ho batteria, faccio un giretto magari sul paese. Potrei scendere di quota e vedere il lago. Ci sta. Non rischiare che cada. Vabbè, da tanto c'è il ghiaccio, cioè anche se cade non succede niente. Prova. Vediamo. Quello lì che cazzo è? È il castello di prima? Sì, è il castello quello. Sì, sì, è il castello. Yes. Credo. Sì, anche perché non c'è molta altra roba rossiccia. Boh, scendiamo un po' di quota, vediamo. Prende male il. Secondo me per il vento. Il comando. Non so. O che c'è qualcosa che disturba il segnale qua in zona. Secondo me è il vento. Tu dai il segnale, ma il vento lo fa muovere. No, no, è proprio il segnale radio. Mm. Segnale radio, vedi che arriva anche il. L'immagine arriva disturbata a volte. Noi siamo qua. Dovremmo essere tipo qua. Sì, infatti, eccoci qua. Yay! Guarda qua nel pallino. Yay. Boh, vediamo il ghiaccio, dai. Già che ci siamo. Vabbè, tolgo la modalità waypoint e faccio modalità normale, vaffanculo. Cioè. A sto punto. Metto anche in modalità normal, così almeno va un po' più tranquillo e non rischio di schiantarmi. Sarebbe carino beccare i tizi di prima che spattinano. Penso abbiamo già finito. No, magari ce ne sono altri. Dovrebbe andare dall'altra parte del. Del coso. Quei giunchi che ci sono. Di nuovo il castellino. Ok, mi si sta ghiacciando le mani. Sono stati dei segni di congelamento. Sì, abbastanza.
Beh, sono in volo da 6 minuti, anzi quasi 7. E il vento proprio ciccia via la batteria, che è un piacere. Oh, ci sono delle persone sul ponte però. Vediamo se mi salutano. Questo ti guardino spaventati, la verità. Adesso caccia un pistolo, una pistola o un fucile. Perché? Pallettoni. No, niente, non c'è più nessuno che pattina, purtroppo. Ma sono tutti a pranzare adesso. Effettivamente sì, potrebbero essere a pranzo. Cos'è questa? Una barchetta? Ci sono delle persone. Io... Ma sono quelli di prima, quelli italiani, forse? Oddio, si assomigliano. Sembra loro. Basta fare lo stalker, però. Dovrò salutare, però. Nessuno saluta il drone. Nessuno saluta il drone. Perché nessuno saluta il drone? Ah, hai visto? Il tempo è aumentato di volo. Probabilmente perché è diminuito il vento. E adesso ho più tempo di volo di prima. Nice. Il video sta venendo parecchio lungo. Cosa? Dove sta scritto il tempo di volo? Lì in mezzo sotto PGA, il GPS. 11 minuti e 31, quella roba lì. Ah, ok. Vedi, adesso c'è il nuovo vento, infatti è calato. Sì. Vabbè, facciamo ritorno a casa. E... dovrebbe salire fino a 120 metri e poi tornare qua. Chissà quanto ci impiega. Arriva che c'è il 10 metri di batteria. No, no. Allora, io il castello. Sì, anch'io. E comunque il come si chiama? Vedete, avvisa anche la batteria di percentuale quanto hai di batteria prima del che finisca e quanto ce l'avevo montato. Tipo quando arriva nella zona rossa già è difficile tornare indietro. Aspetta, questa è la batteria del drone, questa è del telefono? Sì, questa è la batteria dell'RC, questa. Okay. Questa è la batteria del drone, questo è il segnale della telecamera e del comando, il numero di satelliti e questo qua, la barra rossa e verde è la capacità di tornare indietro. Quando è in rosso è tempo di tornare indietro perché... E sono solo e ti ignoro. Esatto. Easy. No, non è che ti ignora, però a un certo punto quando arrivi a zero lui atterra. Punto. Okay. Per evitare di schiantarsi, quindi inizia a discendere. Che qualcuno te lo può rubare, se non atterra il tiro a te. Sì. Che è lentissimo il ritorno automatico, fanculo. Top. Sport. Beh. Cosa? Sto tornando? Sì, sto tornando. È che c'è il vento contrario. C'è il vento. C'è il vento contrario che sto facendo un po' fatica. Sto video durerà troppo, dovrò editarlo. Vabbè, migliori le tue abilità di editing. Le mie abilità di editing sono già sopraffine. No. E come ti permetti? Io denuncio. Ti denuncio. Ti denunzio. Trovi che alla fine il parcheggio di 3 ore è servito. È vero, hai fatto proprio bene a leggere male. Era voluto. Era tutto un piano. Eccolo. Modalità normal, eccolo lì. Là che bello. Sì, comunque l'autoatterraggio serve solo nell'emergenza. È una rottura di coglioni, se no. Eh sì.
Bene. Stop. Ed ecco un piccolo time shift del viaggetto fino a Lichi. I video che ho fatto dentro il supermercato li ho messi su TikTok, perché qua non c'avevo sbatti di metterli, sinceramente. Non mi sembrava neanche adatto a YouTube. Quindi li trovate lì. Stiamo facendo il POV dal volante, stiamo tornando indietro, mancano 30 minuti per 23 km, quindi mi sa che c'è un po' di traffico. Effettivamente sono le 4, quindi non so, gli orari di punta in sto posto sono strani. Poi domenica, oggi non capisco. E niente, godetevi questa view. Adesso anzi, giro la telecamera e vi faccio vedere dal volante il davanti. Ok, in teoria ora dovreste vedere, penso, il tachimetro e un po' di strada forse, non so esattamente dove sia puntata la telecamera, però cioè, dai, interessante, no? Una vista che non si vede tutti i giorni. Adesso si vede pochissimo la strada, si vede principalmente la macchina. No, beh, grandangolare, sai che becca anche, mi sa che becca fino a tipo qua, non lo so, si scoprirà. Dai, tanto adesso stoppo subito, ma anche... Stiamo entrando in Vilnius. Spero si veda dalla telecamerina. Comunque lì c'è tipo la scritta Vilnius. Infatti siamo usciti da Trakai. Ma in realtà Trakai siamo usciti molto tempo fa. Ma che bello, cioè un bel cartello. Poi che si vede di notte. No, magari si illumina, non lo so. Però in questo momento è spento. E basta. Comunque, seriamente, Maxima, Lidl, lì. Uno di fronte all'altro. Sempre, sempre. Anche prima, quando siamo usciti da Lichi, cos'è che c'era? Maxima! A un metro di distanza! Secondo me è Maxima che lo fa apposta, che li costruisce sempre a fianco. Ma non ne ho idea. Nel dubbio c'hanno problemi veramente seri con i negozi, con le cose in generale. Comunque, stavamo notando io e il Sardo che non c'è... 3 chilometri, prendi l'uscita verso Constituci, Hos Prospectas. Oh, è stato zitto fino adesso, che non ci sono i lavaggi auto. Cioè, io l'unico lavaggio auto che ho visto in Lituania è stato appena entrato. Questo è stronzo, però. Appena entrato in Lituania, basta, l'ho lavata lì. Ho ancora i gettoni che mi avanzano. Non ho più lavata la macchina. Non ho più trovato niente, nessuno per pulirla. Non so come fanno, o che non le lavano.